Gentili signore e signori, a tutti il più cordiale saluto da Driver con Marco Paccagnella. Questa sera abbiamo degli ospiti molto particolari. Usciamo un po' dai soliti schemi di Driver che solitamente parla di rally. Questa sera parliamo con dei piloti professionisti, piloti con la P maiuscola, non da rally ma da pista. Dico bene, Esattamente, Marco? esattamente. Abbiamo passato la palla alla pista e vediamo di cambiare un po' l'argomento, visto che siamo in estate, bisogna un po' di rinnovamento, cambiare un attimino. Giustamente, chi sono gli ospiti? Allora abbiamo Michele Beretta, Buonasera. Buonasera. reduce dalla 24 ore di Spa, poi abbiamo Guglielmo Belotti e nonché Davide Valsecchi, che ci ha raggiunto Di corsa, di corsa, diciamo. giustamente. Buonasera a tutti, un piacere. Bene, allora ragazzi, questa sera si parla di pista, questa sera abbiamo degli ospiti di primo piano. Io partirei con il più esperto, senza nulla togliere agli altri, ovviamente, che è Davide Valsecchi, che è di Erba, anzi di Opiglia, lui ci tiene a questa sua natalità erbese, via, diciamo. Un pilota che nel corso degli anni ha vinto quello che c'era da vincere e poi quando è arrivato a un passo dalla Formula 1, il giochino si è fermato. Come mai, Davide? Non è semplice Lo so. perché bisogna essere forti, bravi, giovani, in forma, fortunati, sponsorizzati. Non è così semplice. Io dico che abbiamo un sacco di piloti italiani fortissimi, in questo momento, che stanno andando bene nelle categorie minori sotto la Formula 1, GP2 e GP3, e sono lì vicini alla vittoria. Non l'hanno ancora ottenuta, ma se vincono qualcuno è ben spinto. Tipo c'è Antonio Fuoco, calabrese. Mi piace un sacco come corre del programma Ferrari Academy. Io dico che lui, se azzecca la stagione, che la sta azzeccando, ma se la porta a compimento con una vittoria, lui può farcela. La verità è che quando sono arrivato io non era il momento buono e ho mancato l'occasione. Ok, sportivamente parlando ero vincente, però non basta, bisogna avere conoscenze importanti, avere un gran management, nel senso, mancavo e difettavo in qualche cosa, E secondo me. tanta tanta fortuna. Marco, mi sembra Grazie. che Davide si sia messo subito in campo, come Beh, del resto fa quando sicuramente, insomma, commenta è le gare da Sky, abituato a trovarsi certo. davanti alle telecamere, per cui per lui si trova quasi a casa. Esattamente. Guglielmo, ci fai conoscere un pochino la tua carriera perché ormai siamo 30 anni che ti vediamo in pista. Sì, 30 anni, 30 anni esatto. Io 30 anni. però ho iniziato con i rally. Vabbè, allora Marco, questa sera Tantissimi, non tantissimi si può anni non fa, con parlare. una piccolissima 112, senza soldi. Tanta passione, tanto divertimento, poi vari monomarca, Peugeot, Opel, all'epoca pagavano gara per gara, che era una gran cosa perché tu partivi a farla prima, se andavi bene andavi avanti, se andavi male a casa, finito tutto. Quindi tu C'era andavi un bene, andavi proseguimento. bene. Insomma, me la sono sempre cavata, diciamo. E poi sono passato alla pista, prima con turismo, poi super turismo, endurance, vari campionati, qualcuno vinto bene, qualcuno meno bene, però sempre più o meno competitivo. Poi qualche anno fa ho deciso di provare l'esperienza con i prototipi. Avevo fatto un po' di kart da bambino e basta, adesso vado avanti con le sport, con i CN, tanta endurance e qualche risultato interessante. L'abbiamo fatto, abbiamo vinto la 6 ore di Vallelunga, che è un bel risultato. Direi proprio di sì. Senti, Così. una domanda un po' cattivella. L'età giusta per essere pilota, da che età Ah, parte a che età arriva? secondo Prima. me Prima. si parte a 8 anni con i kart, a Sì. 14 si sale in macchina con la Formula 4, massimo 16 vai Formula 3, dove fai 2-3 anni stando davanti massimo, poi fai, secondo me, la GP2, e se vinci al primo anno sei in Formula 1. O meglio, Forse. forse Forse. hai la chance di poter essere in Formula 1. Se non vinci al primo anno, c'è cioè il secondo, dopodiché diventa complicato perché, come giustamente diceva Davide, lui a un certo punto era in Lotus. Sì. È complicatissimo. Ha vinto l'anno scorso un pilota fortissimo olandese, adesso non mi Van ricordo, Van Dorn, e quest'anno non l'ho ancora Dorn non è in conosciuto quel Formula giorno. 1, però Van Ha Dorn ha avuto complicato. una chance E l'ha sfruttata. e l'ha sfruttata benissimo. Lui ha avuto una chance, me lo ricordo, in un test dove Raikkonen Ah dicono sì? che avesse preso un gelato, è stato male.
Il gelato era. Diciamo un gelato. Poi, la versione ufficiale non era gelato. Era una granita, via, dai. Esatto. E a Barcellona lui era Barcellona, mi sa. Bravo, sì. Me lo ricordo ancora, è salito, ha fatto un lavoro incredibile e non è stato però ripagato. Basta. E non è stato Raikkonen poi si è ripreso. Gli fosse successo in gara? Giusto. Oh, Van Dorn ha realizzato i sogni di tutti i piloti, una gara in Formula 1, un posizionamento a punti. Perciò il primo passo lì l'ha fatto e secondo me l'anno prossimo può avere l'occasione McLaren. Sì. Vedo che siete sintonizzati sulla stessa frequenza, cioè quello che dice uno l'altro. Però ci becchiamo anche le corse, già ci conosciamo. Allora, sì, perché io non sono un pilota professionista, io faccio. Però te ne intendi, La mia professione è nell'ambito dell'automobilismo, ma non faccio il pilota professionista. Però ti dai da fare mica male, diciamo. Mi diverto, dai. Come si suol dire, il piedino lo schiacci. Marco, l'unico che non abbiamo fatto parlare ancora è il più giovane del gruppo, esatto. Cioè Michele Beretta, che lui, come giustamente hai detto Guglielmo, lui ha fatto proprio i passi secondo la tua traccia, cioè partendo proprio dai car, passando alla Formula 3 e poi arrivando alle Gran Turismo, la GT3, dove chiaramente quest'anno sta facendo delle buone cose. Ultimo, per esempio, negli scorsi giorni, l'appuntamento della 24 ore di Francorchamps. Una carriera che è cominciata con il piede giusto, permettimi. Sì, diciamo che diversamente da molti piloti della mia età ho iniziato abbastanza in ritardo sui kart, quindi il passaggio in macchina è stato abbastanza obbligatorio subito 5 anni fa. Sì. Ho iniziato con 2 anni Formula Abarth, 2 anni Formula 3 europeo e adesso mi trovo ad affrontare il primo anno in GT e devo dire che sta andando abbastanza bene. Sono tornato l'altro ieri dalla 24 ore di Spa, è stata una gara molto tosta, ma diciamo che siamo riusciti a portare a casa un buon risultato e la soddisfazione di finire la gara senza grossi problemi. Che era la tua prima 24 ore, giusto? Ore, sì. Quindi. Voi avete mai fatto 24 ore? Io no, massimo 6 ore. Io 12-24. 12-24. 12 Abu Dhabi, 24 ore a Zolder. È stressante? E allora, Zolder... A Zolder mi immagino. Zolder tanto. No. Stressante fare un giro, Zolder. Zolder è una pista da 4 km, quindi piccolina, e sono 63 macchine. Si sgomita in pratica. Dai prototipi CN, come la Wolf che uso io, fino alla, che ne so, la Honda Integra di serie. Tutte curve cieche, bellissima Zolder, e è vero? In gara, vabbè, ovviamente prototipo light come quelli che uso io sono i più competitivi, però tu in gara non fai meno di 6 sorpassi ogni giro. Caspita. Una roba è fantastico perché tu puoi essere velocissimo sul giro secco in qualifica, ma poi dopo magari rischi di perdere 7-8 secondi in un giro perché, il traffico lo gestisci male, quindi è un po' come la 24 ore di Daytona, molto simile, dove anche lì i piloti più esperti, esempio Scott Pruett che l'ha vinta 5 volte, non è velocissimo, però lui è veloce uguale sia col traffico che senza. È impressionante guardare il live timing, perché lui gira sempre uguale, sembra che non incontri mai nessuno. Infatti è continua a fargliela fare a 55 anni. Senti, ma la base realistica ti ha aiutato per i sorpassi, quantomeno? No. Sono due robe come uno che gioca a squash e poi va a giocare a tennis. Cioè, c'è la racchetta, ma non è proprio la stessa cosa. Non mi ricordo com'erano i rally, onestamente, sono talmente tanto tempo. Se vuoi una rinfrescatina, c'è Marco, c'è lui che è. Che è esperto di rally. Marco, cosa domandiamo al nostro amico Davide? Ma, dacci, se, visto che hai avuto l'opportunità di correre, di fare dei test e di fare un lavoro con la Formula 1, come dicevi, dacci qualche chicca sulla Formula 1, delle sensazioni, per mettere a disposizione del nostro pubblico delle sensazioni che hai provato te quando sei calato nell'abitacolo. Complicatissimo. È complicatissimo da guidare, complicatissimo da spiegare. Cioè la differenza, per dire, dalla tua GP2 alla Formula 1. Più o meno è lo stesso sport di qualsiasi tipo di formula, è la stessa guida ed è praticamente uguale, solo che tutto accade in modo più veloce e ti mette in difficoltà. Non è che ti mette in difficoltà, ma tutto è talmente rapido che devi essere
di assoluto livello prima. In tutto per essere competitivo, perché poi dopo a star dentro stendendo tutti, certo, a primeggiare, che è complicato come tutte le cose, e perciò per essere di livello devi essere perfetto fisicamente, mentalmente, e vedi che a volte anche in Formula 1 vediamo i piloti che hanno degli alti e bassi. In questo momento tipo un po' di bassa secondo me Sebastian Vettel, certo, dopo l'anno scorso che era fenomenale, quest'anno perdi un attimo di motivazione o perdi la sicurezza nel mezzo e inizi a scarseggiare anche quei risultati. Perciò la verità è che è velocissima, nel senso, per esempio noi perché abbiamo corso io e Michele insieme praticamente per lo stesso team, per Lamborghini, sì, a Nürburgring, e noi ci lamentiamo, almeno io personalmente mi lamento, che si muove tanto la macchina staccata. E poi in Formula 1 la staccata è l'essenza delle corse, veramente è qualcosa di spettacolare, perché tu arrivi, freni tutto quello che puoi sul pedale del freno e poi vieni via piano piano perché cala la velocità, cala perciò il grip aerodinamico e inizi perciò a bloccare davanti, allora vieni via piano piano col freno. E ti dico che quando scali le marce con la sinistra, pam pam pam, adesso non c'è più il cambio di una volta, quello ad H dei Roy, non ce l'ho più neanche sulla mia adesso è tutto un pochino più abbiamo tutto elettronico anche sulle sponde, adesso è tutto un pochino forse più semplice, però scali e tu non sei abbastanza rapido di mano, sì, per mettere in difficoltà il cambio, perché sai, se tu riscali troppo veloci il cambio automaticamente non ti fa fare fuori giro in scalata, ma aspetta a mandartela dentro e ti chiede di rimandarla. Però in Formula 1 non succede mai, perché le prime tre almeno pam 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 le fai una in fila all'altra, talmente corta la staccata, perciò è impressionante. Veramente impressionante. Ragazzi, io non voglio mettere in difficoltà, giusto per ripetermi, come diceva appunto Davide Valsecchi con la regia, perché adesso è arrivato il momento di dare il primo blocco di pubblicità. Quindi torniamo fra un attimino ancora con voi. Grazie. Bene, allora eccoci tornati in diretta con Driver TV. Questa sera è una serata speciale, come raccontava prima Marco Pacaniella, perché gli ospiti sono davvero molto particolari, non fanno parte del mondo dei rally, anche se qualcuno ci ha gravitato per qualche anno. Ve li presento nuovamente per chi si fosse messo in onda. Michele Beretta, pilota della GT3, poi abbiamo Guglielmo Belotti, piloti della Sport Prototipi, e Davide Valsecchi, pilota. Dico pilota perché generalizziamo su tutto. E anche commentatore per Sky. Senti, ma la guida di Valsecchi a quale dei piloti di Formula 1 attuali assomiglia di più? Non so, sai che ho corso con quel ragazzo lì che sportivamente parlando odio, perché facevo fatica alla Madonna a stargli dietro al Nürburgring, mi incazzavo con me stesso ma c'è una differenza di peso, e guarda, che, magro, e guarda cioè, che l'ho preso prima di entrare in box e mi hanno chiamato a fare il pit stop, perciò sono rimasto male il fatto che in pista non sono riuscito a scavalcarlo. Perciò ti dico che non so, la guida dipende dalla condizione. Adesso nei GT è tanto diversa, perciò uno si deve adattare a un altro completo stile di guida. Comunque in generale, forse non un cuor di leone in partenza, ma poi tanto cuore durante la gara, vengo fuori sempre negli ultimi giri, almeno sempre corso così. Non sono un qualificatore incredibile, anche se sono sempre stato abbastanza competitivo da prime due o tre file, ma poi sempre stato forte sulla parte finale della gara, nel gestire le gomme, nel fatto che quando magari tenti di perdere un po' la concentrazione io riuscivo, capacità mentale di concentrazione a lunga durata, mi sentivo buono su questo. E in generale sai, per le corse non c'è un segreto netto per dire ora li batto tutti, è questione di, lavoro, sforzarsi, acquisire una sicurezza mentale importante, è quello, perché è difficile, nel senso, quando le cose non vanno bene è difficile capire come farle migliorare, e quando sei davanti è difficile capire come battere gli avversari. Perciò immagino adesso in Formula 1 Rosberg come faccia a dire io devo battere Hamilton. Bene, una volta che ci provi e ci pensi non è poi detto che lo fai, capito? È una questione molto complicata, perché in tutti i lavori dove c'è di mezzo anche il talento a volte sforzarsi non basta. Allora, se non faceva il commentatore TV, il pilota, sarebbe stato un ottimo calciatore. Ha dribblato, hai visto? Poi hai detto la domanda, meglio ancora di Maradona. Michele, allora, questa Lamborghini ti sta dando soddisfazioni? Sì, molto, molto. Direi di sì, perché anche mi sono subito adattato velocemente, anche se devo dire
all'inizio vedo anche Davide che le prime gare ha fatto parecchia fatica, poi è ritornato sul passo degli altri, però è dovuto tanto anche al fatto della differenza tra la Formula e il GT3, e mette un po' in difficoltà i primi piloti perché l'ABS, come diceva lui, in frenata è molto diverso la sensazione, certo, che sia, e a volte anche strana. Anche perché, scusa se ti interrompo, diciamo per il pubblico che ci ascolta, che è un pubblico prevalentemente realistico, le vostre macchine sono macchine quasi di serie, sì, a livello meccanico. Sono derivate dalla macchina di serie. Allora diciamo che nel GT3 c'è già un grande sviluppo, e se prendiamo la Lamborghini, l'Huracan, è sviluppata dall'ARA, e quindi ha poco a che vedere con la stradale, anche se comunque è da lì che proviene. E rispetto al GT2, il GT3 ha l'ABS, quindi è un po' diverso. Nel rally non c'è l'ABS? No. Mai, eh? Noi abbiamo le doppie pompe che lavorano e bisogna spingere sul pedale, punto e basta. Anche perché noi tante volte dobbiamo arrivare quasi in bloccata, tante volte quando devi fare le inversioni sullo stretto che arrivi a bloccare di freno a mano per farla girare, arrivi magari con l'anteriore bloccata per dargli il punto di corda. Perciò metti gli dai il freno a mano mentre stai frenando, sì, giusto? Sì, sì, sì. Tu arrivi in frenata e inserisci il tornantino, del colpettino di freno a mano e la giri. Scusami se ti ho interrotto, ma ho bisogno di qualche consiglio, perché mi sa che mi fa correre il rally di Monza, e perciò voglio capire come fare. Sicuramente c'era qualche connessione. Adesso è competitivo. Marco, una scuola guida la possiamo fare, no? Sì, insomma, tra virgolette, guida, ovviamente. Insomma, non ho niente da insegnare, certo. Anzi, dovrei solo imparare. Qualche trucchetto sulle inversioncini, volentieri, non c'è problema. Allora, quindi Valsecchi ci ha già dato una news, che probabilmente lo vedremo al rally di Monza. Guglielmo, Rally di Monza l'avevi fatto? Non è mai entrato nel... Sì. Forse lui non era neanche... 92-3. Ok. Con? Opel Kadett. Ah, peccato. Eravamo un bel gruppo di 30, 40, 20. Quindi il 2000 anteriore. 2000 anteriore. Michele, tu invece la passione del rally ce l'hai? Ti piace? Li guardi? Quest'anno sono andato a vedere per la prima volta un rally a Monte Carlo. Mm. E bello? Veramente bello. Però non ho mai provato... Senti, spesso i piloti però, un po' di tutte le categorie, a Monza ci passano quasi per dovere. Da quelli del motociclismo a quelli delle quattro ruote. Quindi quest'anno avremo anche Valsecchi. Abbiamo visto qualche anno fa Bonanomi, che è stato anche lui tra i protagonisti. Insomma, un Beretta ci potrebbe stare. Magari... il Rally di Monza è un evento che ecco, potrebbe essere un'occasione per provare, perché comunque è molto diverso. È molto simile alla pista, è un simile rally. Sì. Nel senso, ci sono le inversioni e tutto, però c'è tanta pista che si fa in tutte le salse. Sì, sì, sorari... Quante volte, Marco? 8 volte. 8 volte, quindi ragazzi, se... 8 volte. se hai qualcosa da dirci, certo, ti chiamiamo. No, volevo dirti che io sinceramente il rally... Ok, tu sei andato a vedere quello del rally di Monte Carlo, io ho visto da quando ero bambino il rally di Como, perché passava sotto casa a Civiglio e poi dopo passava sopra casa, perché i posti tipo il Ghisallo, così, sono vicini a dove abito. Assolutamente. E sinceramente io ho sempre sognato di vincere il rally di Como. Ma mi hanno detto che per una mammoletta che viene dalle Formula deve prima iniziare con il rally di Monza, che è una via di mezzo, un po' più a femminucce, mi hanno detto. Sai, per un pistaiolo passare su una strada che è larga come la macchina, dove non sei abituato alle vie di fuga, cioè sei abituato alle vie di fuga, non averle tutto, passare quando passi in quinta o in sesta, che passi forte, cioè per farti un esempio, al bivio di Guello, che sai benissimo dove sia, si passa a 168-170 all'ora. Parliamo di cose che sono vicine a casa mia, conosco benissimo. E mi hanno detto che ha fatto leggenda lì Robert Kubica, che è passato pieno, quasi sì, pieno. Sì, si passa a 170 all'ora lì, cioè con un lavoro ci passi a quella velocità lì, tutto pieno dal pezzo sotto, dal tornante sotto, quindi vieni su forte. Entrare in quella chiesetta lì, che ti sembra di entrare in un imbuto, per uno che è abituato a avere 12 metri di pista più le vie di fuga, ti sembra proprio di entrare in un imbuto. Hai ragione, comunque è emozionante anche solo vederlo. Io lo vedo tutti gli anni, l'anno scorso ho visto,
e finiva, la prova finiva abbastanza tardi col fatto che sì. era la doppia prova sempre sì. sullo stesso stage. E allora dopo ho dovuto portare la fidanzata a mangiare al ristorante, penso sia un Genzianella, comunque sì, uno sì, lì vicino. E poi ho detto, no, ti ho portato a mangiare, adesso mi fai fare la prova. Perciò ho preso la mia Fiat Punto, sono partito dal basso e l'ho rifatta tutta. Di notte fonda, una figata. Comunque che senza fare senza troppo fatica, però è stato divertente. Piano, È affascinante il mondo dei rally, ragazzi. È affascinante il mondo dei rally. Emozionante. Sì, 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 sì. Sono, secondo me, delle emozioni diverse di quelle che puoi provare in pista. Perché vabbè, in pista ovviamente le velocità sono altissime rispetto ai rally. Però il fatto di avere la gente a bordo strada, avere gli alberi, i guardrail che ti passano a un millimetro dalle fiancate della macchina, ti dà un'adrenalina non indifferente. Hai ragione, infatti secondo me è proprio la componente pericolo o comunque mm-hmm. il rischio che è talmente elevata che ti fa sentire, non so, un po' più partecipe di un qualcosa di super sì. esclusivo, nel sì, senso sì, sì. se lo fai e vai bene ti senti proprio un eroe e nelle formule più o meno è simile la sensazione quando ottieni grandi risultati, cioè quando vai bene, fai podio, vinci, io mi sento un eroe. Ho la sensazione che invece nei rally, sì, anche esatto. solo il fatto di completarlo, certo. hai la stessa sensazione, perciò è il componente rischio, un po' come forse nelle moto, sì. il fatto che se sbagli rischi di farti male, è più emozionante, sì. sicuro. Da più adrenalina, sì, sicuramente. Da più adrenalina. Michele, abbiamo già guidato di notte, quindi questo ci fa capire che piano piano ti stai abituando a tutti gli step, cioè le gare di durata, alla guida di notte, alle gare sprint, insomma un pilota che vuole diventare a tutti i costi completo. Sì, diciamo che ho affrontato questo weekend i primi giri di notte e all'inizio è stato veramente difficoltoso perché perdi un po' tutti i riferimenti che di giorno sono quasi scontati e per fortuna abbiamo dei fari supplementari che ci permettono di avere una grande visibilità, però man mano che continui a girare riprendi il ritmo, poi dopo è facile quasi come il giorno. Però. Guglielmo, le 12 ore come si guida, di giorno, di notte? In genere c'è una gran parte di giorno e poi si finisce. Ma non è molto diverso da una 24 ore, finisce a metà. Cioè, quindi, esatto. Diciamo che la 24 ore è chiaramente fisicamente più stancante. Con le sport che usiamo noi, poi gli stint sono molto lunghi, perché si tende a fare magari un doppio o triplo stint, quindi rischi di stare in macchina tre ore e mezza consecutivamente. E quindi alla fine è vero che poi riposi di più, perché ne riposi 7-8, però... ed è mantenere molto, la concentrazione per tre sì, ore è molto, diventa impegnativo. È impegnativo ed è molto importante questo perché chiaramente non si cambia gomma ad ogni stint e quindi ti fermi, fai rifornimento, se cambi pilota allunghi la fermata. Quindi è fondamentale poter fare tre stint consecutivi. Questo è molto difficile la concentrazione, ma se vedete gli stint fatti alle Man, per esempio, credo che puoi guidare fino a 4 ore consecutive e ci arrivano. E il passo gara deve essere quello giusto. Lo standard. Altrimenti... Ti fermo, perché abbiamo ancora un altro blocco di pubblicità e poi torneremo per l'ultima parte con i nostri graditissimi ospiti. Siamo tornati ancora in diretta per questa puntata speciale di Driver con il discorso esclusivamente dedicato al mondo della pista, perché ci sono venuti a trovare degli ospiti di primissimo piano, Michele Beretta, Guglielmo Belotti e Davide Valsecchi, che ringrazio ancora ovviamente per la loro presenza. Davide, io voglio ricominciare a parlare con te perché giustamente tu hai fatto una trasmissione che è piaciuta moltissimo agli italiani, Top Gear. E ti abbiamo visto in più vesti, dal deserto alla bicicletta, alla Panda targata su Ondrio, insomma tante belle cose. Mi faceva mai guidare in pratica. I miei due compagni erano un po' anzianotti e facevano un po' fatica sulla velocità, a me mi facevano usare mezzacci. Però no, mi sono divertito molto, almeno la cosa più divertente per me è stato il fatto che ho fatto un sacco di casting per un lavoro che non era mio e sono riuscito a farmi prendere.
Faccio... Va bene così. A me mi ha emozionato. E poi dopo il lavoro bello, anche perché è un altro proprio tipo di lavoro e sai, Guido Meda, Gio Bastiani sono personaggi molto televisivi, sì, sì, sì. Nel senso, io non ero dello stesso livello, anzi all'inizio ho fatto anche molta fatica a registrare gli studi con sotto la gente, non è così semplice parlare, perché un conto è parlare qua tra noi, tra amici, sì, certo. Ma un conto è che tutta la gente che ora ci guarda da casa, poi dopo te la ritrovi qua, diventa anche, nel senso, caratterialmente devi essere predisposto, secondo me. Per forza. E allora ho fatto un po' di fatica, però Bastiani, Cimeda, ma no, nel senso, ho imparato molto, sì, gran tipico. Ma la storia del deserto, era vera? Figo il deserto, lì. Primo, perché non sono mai stato nel deserto in vita mia, era proprio la prima occasione. Sì, sono stato a Dubai, Abu Dhabi, quando andiamo per le gare, ma lì, sono sì, lì per le gare, sono così. Il deserto lo guardo, lo ci vado a correre un attimo e poi basta, bravo. E invece viverci in tenda per 3 giorni, perché questi dovevano venirmi a prendere dopo un giorno, mi hanno piantato lì. Io, un autore, un produttore, un cameraman, eravamo in 4 perciò, a dire la verità, ci hanno piantato lì. Io dovevo dormire in tenda, loro al campo base, che era 5-6 chilometri. Ci hanno piantato lì, dovevano venirmi a prendere in un giorno, in teoria, e sono arrivati dopo 3 giorni. E ci si è litigati tra noi, è stato un disastro, nel sì, senso, perché abbiamo visto. Loro nel campo base avevano freddo, mentre io ero col sacco pieno nella tenda, l'unica cosa che ho evitato è il freddo di notte, perché andava a 5 gradi. Però 3 giorni non sapevamo dove arrivare, il cameraman che ha litigato con l'autore, io che non avevo più voglia di star lì, avrei dovuto fare il casino. Ma loro ci hanno preso un'intossicazione alimentare, hanno preso la febbre, è diventato complicatissimo. E poi questi stronzi, quando sono arrivati, se ne sono anche andati, perciò abbiamo visto, è stato complicato a gestirla, però un'esperienza unica. Si rifà? Nel deserto. Si rifà? Ah, non lo so, ti dico che io vado a registrare domani e dopodomani, perciò facciamo una... L'anno scorso l'abbiamo prodotto durante l'inverno, perciò questo è anticipato, facciamo tipo una puntata straordinaria perché abbiamo... Un super ospite. Vi piacerebbe fare questo lavoro in televisione? Ti piacerebbe, visto che ti intendi molto, Guglielmo, tu di motori in genere? Faccio già un altro mestiere. Che sono quello? Dei caschi. Che sono quelli dei caschi, esatto. Ecco. Mi va bene quello che sto facendo. Qual è il tuo compito specifico in questa azienda? Io sono... Che possiamo fare anche il nome, visto che c'era anche sul cuore. C'era anche sulla magliettina, esatto. Io sono il consigliere delegato della Stilo. E quindi facciamo caschi per automobilismo, tutte le categorie. Siete anche forti adesso, Sì, ma eravamo forti anche quando c'eri tu, Non solo adesso, è già da un po' di anni. Quante si nota che in box il vostro prodotto? Ah, tutti nei rally. Tutti. Dal mondiale all'italiano? Nel mondiale, Ogé, Latvala, tutti. Cioè, nel mondiale credo che... Volkswagen, Citroen, Hyundai, Ford, sono tutti con Stilo. Nell'italiano l'unico che non è Stilo è Andreucci. E poi nel mondo, vabbè, la Formula 1 abbiamo Bottas, Nasr e Palmer. Avevamo anche Buon Davide in Formula 1. No, è vero che io... Lui è stato uno dei primi. Sono stato uno dei primi. Addirittura gli ho vinto il campionato GP2 prima in Asia. Sono stato il primo a vincere nei Formula, mentre voi già nei rally eravate top di super livello. E sono stati bravi, perché hanno puntato sul prodotto e ha fatto un casco della Madonna subito. E poi dopo lì c'è un po' una cricca, come in tutti i lavori. Sì, ma per entrare è difficile, ma poi col prodotto buono ce l'hanno fatta. Devi entrare, poi grande soddisfazione, perché siamo l'unica azienda al mondo produttrice di caschi che è al top in tutte le categorie. Quindi abbiamo competitor diversi nel rally e nella pista. E poi siamo al top, per esempio, della NASCAR negli Stati Uniti, all'ultima 500 miglia di Daytona, i primi 8 classificati erano tutti con Stilo. Michele, questo ti induce un domani, anzi domani, no. domani a passare a Stilo, a questo punto, quantomeno a provare questo casco che Noi ci siamo portati avanti sul logo, sul nostro logo. Fantastico, infatti. C'è un bellissimo casco. Se sapevo, visto che avete qui le tute di Ingersia, vi portavo il casco per la trasmissione. Perfetto. Marco, dai, li tocchiamo ancora un pochino. Sì, certo. Dai. Allora, andiamo con Michele, visto che è reduce appunto della gara. Raccontaci un po' com'è stata la gara, visto, 15° posto assoluto, ma
eravate messi molto meglio dopo le prime sei ore. Sì, eravamo quarti, siamo partiti 41esimi dopo una qualifica molto difficile. Diciamo che la griglia di partenza era molto competitiva, 65 macchine e tanti professionisti. E quindi la qualifica non è andata un granché, ma su gare di questo tipo non conta relativamente poco. Gara è lunga. Infatti dopo sei ore eravamo quarti e stava andando tutto abbastanza bene fino a che abbiamo avuto un problema con una gomma e ci ha costretti a un pit stop molto anticipato e abbiamo perso un paio di giri per sistemare la macchina perché il battistrada si era arrotolato sull'ammortizzatore e la sospensione, quindi abbiamo perso un paio di giri, poi siamo rientrati in pista e diciamo abbiamo fatto un buon recupero. Poi alla fine diciamo che la pioggia non ha aiutato perché ci ha costretti a un altro pit stop in più rispetto agli altri e qualche posizione in più si poteva guadagnare ancora, però direi che come esperienza è stata veramente ottima. Ero molto agitato e Sicuramente partecipare per la prima volta a una gara del genere con un parco macchine del genere, insomma, sicuramente ti mette agitazione e l'agitazione non ti fa mai essere tranquillo a guidare come sei capace. Ho dormito veramente poco, penso due ore. Guglielmo, quando ti vediamo impegnato adesso? Prossimamente? No, ho corso al Red Bull Ring nell'European Le Mans tre settimane fa, tra l'altro non con Wolf Racing Car, con cui di solito sono impegnato, un corso con una LMP2, con Murphy Prototype, una roba strana che è venuta fuori. E com'è andata? Secondo me molto bene, io non avevo mai provato la macchina, e tra l'altro ero in line-up con Sean Doyle, che è un ragazzino irlandese molto forte, e con Karun Chandok. Lo conosco bene. Esatto. E devo dire che alla fine mi sono trovato bene perché avevamo una macchina che non è ultima generazione, ancora una LMP2, un'Oreca 03, quindi aperta. Uh-huh. Oggi le ultime generazioni sono tutte chiuse, quindi con una piccola penalizzazione in termini aerodinamici. Siamo partiti decimi, io ho fatto la partenza e ho lasciato la macchina a Caruno ottavo, abbiamo finito ottavi, c'erano 39 macchine in pista. Non è andata male, devo dire che il team erano molto contenti perché è il miglior risultato di quest'anno. Quindi è un team importante che ha vinto il campionato nel 2013 con Brandon Hartley, che oggi è pilota ufficiale Porsche. Campione del mondo Endurance, è stata una bella esperienza, non so se si potrà ripetere, però... A meno non mai dire mai. Sì, no, mai dire mai di sicuro, però oggettivamente è stata un po' una combinazione di situazioni. Bella pista anche quella, eh? Red Bull Ring scendi, televisivamente non è fantastica, ma da guidare è bellissima. No, da guidare è bella, devo dire poi con... L'LMP2 è una macchina un po' strana perché è pesante, pesa 900 kg, però ha tanto carico aerodinamico e ha, secondo me, pochi cavalli per il tipo di macchina che è. Però, insomma, si frena tardi e si porta a tanta velocità in curva, quindi alla fine è bella divertente. Piacevole. Davide, Monza a parte, quando ti rivedremo all'interno di un abitacolo, di una vettura da competizione? Sto correndo per Lamborghini nel campionato europeo GT, che è Black Pain Series, e infatti ci troviamo sempre. E perciò la prossima penso in Ungheria, abbiamo ancora due tappe. Ragazzi, pensiamo 50 secondi valere. Abbiamo a disposizione la pista più bella italiana, dove secondo voi vi sapete esprimere meglio? Davide, la pista più bella italiana, dai. La mia preferita è il Mugello, sinceramente, però abito vicino a Monza e a Monza ho sempre vinto. Vabbè, allora, Guglielmo. Imola. 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 Boh. Sì. Marco, la più bella pista italiana?
Ma io non ho molta esperienza di pista, per cui mi risulta difficile dare un giudizio così. Ho corso 8 volte a Rally di Monza, per cui Monza mi è piaciuta. Anche a Imola avevo fatto dei corsi di guida con la Mercedes, una bella pista. Però direi che tutte le piste... Preferisci quella sul ghiaccio. Benissimo, siamo arrivati, come dico sempre, sotto la bandiera scacchi anche di questa puntata. Io ringrazio i nostri ospiti, Michele Beretta, Guglielmo Velotti e Davide Valsecchi, per essere stati con noi, per averci dato il loro contributo e aver parlato di uno sport automobilistico che solitamente non trattiamo, ma che questa volta abbiamo goduto veramente ad avere questi ospiti. Grazie a tutti, buona serata. Grazie.